Amici di Borse.it, ben ritrovati con Trading Ideas, l'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. Andiamo a vedere come ha aperto il piazza affari con l'indice FTSE MIB che veleggia attorno alla parità, trovando questa mattina supporto sulla trend line disegnata sul grafico a 30 minuti con i minimi di ieri. In questo quadro possibilità di rialzo che sono limitate dalla presenza di una trend line discendente ottenuta con i top del 31 gennaio e del 1 di febbraio. In questo quadro, oltre tale di resistenza, il titolo potrebbe trovare l'opposizione di una coriacea barriera in area 18.977-19.000 punti. Quadro tecnico in netto miglioramento per Salvatore Ferragamo dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali del 2016. Segnale di acquisto generato con la violazione a rialzo della trend line descritta sul daily chart con i top del 23 e 24 gennaio. Segnale che conferma le indicazioni positive giunte nel mese di gennaio, quali la violazione della barriera a 23,07 euro e di quella psicologica a 25 euro. Il ritorno in quest'area psicologica potrebbe favorire nuovi acquisti con posizioni rialziste costruite con target price a 28,9 euro e target finale a 30 euro, area quest'ultima che rappresenta il target finale dell'estensione a rialzo della figura tecnica di testa e spalle in formazione nel corso del 2016. Per Telecom Italia 2017 è cominciato con un tono ribassista, determinato in via principale dalla presenza di una resistenza di matrice dinamica disegnata con i top decrescenti del 27 dicembre e 19 gennaio. Tale ipotesi è stata corroborata con il ritorno al di sotto della soglia psicologica dei 0,80 euro nel corso della scorsa settimana. Tale movimento di fatto rappresenta il pullback profondo della trend line di medio-lungo periodo descritta sul grafico giornaliero con i top del 31 agosto e 25 ottobre 2016. In tale quadro è possibile attendere un ritorno al di sopra dei 0,80 euro per l'apertura di strategie rialziste che avrebbero target price a 0,90 e a 0,93 euro, punto di uscita individuato a 0,70 euro.